finanza.com e all'evento di Asco Sim su RoboAdvisor e consulenza finanziaria con Stefano Sardelli, direttore generale di Investbanca. Buonasera, dottor Sardelli. Buonasera. Di recente la sua società ha lanciato un prodotto innovativo, una gestione patrimoniale in ETF che come dire, assorbe i temi del robo investing. Ci può dire, anticipare di cosa si tratta? Sì, esatto, la nostra è, noi la chiamiamo il primo esempio in Italia di gestione patrimoni interamente digitale con la modalità del robo advisor, per definirla secondo una categoria abbastanza in uso in questo momento, che praticamente permette al navigatore del web di potersi registrare prima sul nostro sito, dopodiché procedere eventualmente, se interessato, a fornire gli elementi per quanto riguarda una adeguata profilatura del rischio e poi poter avere a disposizione una serie di linee di gestione che rappresentano la perfetta combinazione adatta al profilo di rischio che viene assegnato a questo cliente. Tutto il processo avviene interamente in digitale attraverso proprio una modalità di sottoscrizione via webcam, e questo fa sì che ci siano tutti gli adempimenti corretti per quanto riguarda l'antiriciclaggio, l'adeguata verifica ai fini proprio del riconoscimento del cliente e tutto quanto concerne quegli aspetti che riguardano l'apertura di un rapporto cosiddetto a distanza. La parte robotica ce l'abbiamo poi anche naturalmente nella costruzione del portafoglio, e qui sicuramente la collaborazione con iShares, che è il numero uno al mondo per quanto riguarda proprio gli ETF, che rappresentano la tipologia di strumento finanziario sul quale va a investire la gestione, fa sì che di fatto abbiamo un partner di assoluta qualità che attraverso l'advisory come attività che viene svolta da BlackRock nel caso specifico mette a disposizione una serie di portafogli sulla base dei quali i nostri gestori possono effettuare determinate scelte nell'ambito degli ETF per poter fornire al cliente la migliore qualità possibile. La cosa interessante è che questo prodotto ha una soglia di accesso molto contenuta di 15.000 euro e soprattutto sono molto contenute le commissioni di gestione, che partono da 0,25 centesimi per anno fino ad arrivare a un massimo dell'1% sulle linee più articolate. Questa è, diciamo, un'offerta molto targettizzata, diciamo così, per quella fascia di clientela che ha un po' di dimestichezza del web, gli piace questa relazione attraverso il web e che comincia a raccogliere le proprie disponibilità passando dall'essere un risparmiatore all'essere un investitore. Noi la vediamo in quest'ottica e il target giusto per noi è quello della fascia, diciamo, dei trentenni, quarantenni fino alla soglia dei cinquantenni, anche se poi a onor del vero questo prodotto riscuote molto interesse anche nella fascia over 50. Dottor Sardelli, la sua società ha appena completato l'acquisizione di Millennium Sim, una società specializzata nel trading online. Avete però affiancato a questa attività anche l'attività di consulenza finanziaria tradizionale con dei promotori finanziari. Ci può definire in sviluppo di questa operazione? Sì, esattamente. Abbiamo oggi un gruppo bancario denominato Investbanca, rappresentato dalla Investbanca stessa come capogruppo e da Millennium Sim come società controllata al 100%. Abbiamo fatto questo perché riteniamo di mantenere ognuno le proprie specializzazioni, e nel caso specifico Investbanca ha la natura di fabbrica prodotto. Vediamo bene Millennium Sim nel mondo del trading online con le sue piattaforme nuove che sono state presentate la scorsa settimana al Trading Online Expo, IB Prisma, e per quanto riguarda l'attività tradizionale del campo del risparmio gestito abbiamo intenzione di avvalerci di una serie di professionisti in questo ambito, consulenti, promotori finanziari, private bankers, che attraverso Millennium Sim potranno fornire il miglior servizio dal punto di vista soprattutto della tecnologia e della tecnologia digitale, attraverso proprio l'utilizzo di tutte quelle strumentazioni che Investbanca mette a disposizione della propria controllata, perché attraverso Millennium Sim vogliamo proprio raggiungere il cliente finale con l'aiuto di professionisti che collaboreranno con noi, collaborano già anche con noi, e vogliamo proprio metterli in condizioni di dare la miglior soluzione dal punto di vista del prodotto,
e dal punto di vista proprio della fruizione del prodotto ad una clientela che oggi è certamente interessata a nuovi modelli di relazione, a nuove modalità distributive, diciamo così, ma soprattutto ad avere un contenuto costo finale del prodotto e del servizio che va a intraprendere con noi, perché questo riteniamo sia l'evoluzione giusta anche nell'ottica della MiFID 2 e di tutte le evoluzioni regolamentari che il mercato vedrà nei prossimi mesi. Dottor Sardelli, la ringrazio, buonasera e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.